Siamo ancora in mezzo al Covid, per cui diciamo, abbiamo ripreso questi open talk e speriamo poi che sia un'iniziativa che si possa portare avanti anche dopo il virus, no? Perché tutto sommato è anche un'iniziativa bella. Poi, fra l'altro, adesso io sto facendo la registrazione, un po' di materiale lo metto su GitLab, quindi si può scaricare, perciò diciamo è una risorsa che resta, insomma, ecco, e quindi ci auguriamo, insomma, che sia una cosa che possa piacere. Bene, detto questo, tolgo il mio faccione dalla pagina e ad ora vediamo solo, diciamo, quello che è la pagina che ho preparato sostanzialmente. Allora, diciamo che in questo talk, appunto, parliamo di come usare Linux, come usare Python per amministrare Linux. Quindi, diciamo, vediamo quali sono le risorse che mette a disposizione, no? E allora, io di mestiere faccio il programmatore e soprattutto il mio core business è gestionale sotto Windows, però diciamo che la mia passione è Linux ed anche Python, cioè Python secondo me è un linguaggio molto valido. Chiaramente, diciamo, ha il suo ambito, no? Come tutti i linguaggi, diciamo, è più adatto a certe cose e meno adatto ad altre. Però c'è da dire che Python rispetto a tanti ha uno spettro abbastanza vasto, nel senso che è applicabile a molte situazioni. Questo è quanto, no? Allora, la domanda che io mi pongo, e adesso partirei con le slide che ho preparato, che saranno, in realtà, diciamo, questo è una raccolta, forse anche un po' disordinata, di contenuti, però sicuramente si troverà qualche spunto che potrà essere utile sicuramente, insomma. Ecco, no? Eccoci qua. Allora, quindi questa la possiamo saltare perché praticamente mi sono già presentato. Ecco qua. Allora, la prima cosa è questa. Intanto, vabbè, noi parliamo di Linux perché, diciamo, sì, l'argomento è Linux, siamo Linux User Group e ci interessa soprattutto questo, no? Ecco, anche se comunque Python offre delle utilità anche per chi utilizza Windows, no? Allora, quindi prima di tutto, diciamo, noi tutti siamo sysadmin, se vogliamo, della nostra macchina, no? Cioè, quindi, diciamo, tutti facciamo la manutenzione della nostra macchina, quindi anche semplicemente utilizzando gli strumenti GUI che ci mette a disposizione. Io qui, per esempio, ho un Linux Mint, che come molti sanno è una derivata di Ubuntu. No? E qui, se voi andate nella voce amministrazione, trovate un sacco di cose. Per esempio, trovate monitor di sistema, no? Monitor di sistema che ci fa vedere l'uso delle nostre CPU, la memoria, i processi che stanno girando, il file system e così via. Ecco, adesso vediamo che qui, essendo che noi in questo momento stiamo facendo un talk, e questo è una cosa che consuma molto CPU. Vediamo che le CPU stanno andando a palla sostanzialmente, anche la rete non scherza e così via, insomma, no? Ecco. E questo è uno, insomma, diciamo, è il riassunto, diciamo, no? Però poi ce ne sono altri strumenti. Oppure se voglio fare installazione, disinstallazione di programmi, ho tutte le cose GUI, insomma, ecco, no? Io che appartengo alla vecchia scuola, amo di più la riga di comando, no? Ecco, vabbè, qua adesso ci vuole il suo tempo, ma lasciamo stare, non ci interessa. Ecco, no? Allora, diciamo che la cosa che contraddistingue abbastanza Linux rispetto soprattutto a Windows è che è un sistema operativo fatto a cipolla, no? Cioè, praticamente noi abbiamo sotto il kernel, no? E sopra il kernel, diciamo, abbiamo la prima interfaccia che è sicuramente la shell, no? Allora, la shell, diciamo, la più comune è Bash, però tanti preferiscono la ZSH, no? E poi quella classica, la prima shell che è uscita insieme
a Unix, parliamo ancora degli anni 70 del secolo scorso, quindi stiamo parlando di quanti anni fa? Diciamo sono quasi 50 anni, sono una cosa pazzesca, vabbè, lasciamo stare. Ecco, no? E quindi c'era già la SH. Bash e diciamo ZSH sono praticamente delle shell che hanno qualcosina in più rispetto alla shell vecchia, diciamo, no? E comunque, diciamo, hanno delle cose molto utili, insomma, no? Ecco, e perciò, diciamo, tant'è vero che anche i primi Linux, no? Ora quando io apro il mio computer Linux parte direttamente la GUI e non c'è problema. Però una volta, diciamo che chi accendeva un Linux arrivava alla riga di comando e poi, se tutto era configurato bene, scriveva startX e partiva la GUI. Anche oggi, addirittura, se voi prendete un Raspberry, quando installate la prima volta il Raspberry, chiede che cosa volete. Volete andare in riga di comando con la GUI, con o senza password, no? E fate la scelta. Se voi gli dite in riga di comando, se poi scrivete startX, parte la GUI in quel momento, no? E quindi abbiamo questa cosa stratificata. Perciò tutti i comandi di sistema in realtà sono accessibili da riga di comando, sostanzialmente. Questo è. E poi l'ultima cosa che ho messo su questa slide è che ciascuno si serve degli strumenti della propria comfort zone. Quindi praticamente, se uno conosce bene PHP, avrà piacere di utilizzarlo per fare delle cose, per cui magari un altro che preferisce Node.js, quindi così farebbe con quell'altro linguaggio, insomma. Quindi voglio dire, dovendo utilizzare degli strumenti, uno utilizza preferibilmente quelli che conosce, in sostanza. Questo è super giusto, sostanzialmente, no? Bene, andiamo avanti e vediamo che... Eccolo qua. Allora, la domanda che mi sono posto per fare questo talk è questa. Python può sostituire Bash come linguaggio di scripting? Quindi io posso, cioè, diciamo, Bash è obsoleto? Allora, qui a questa domanda la risposta è no. No, perché diciamo che Bash è il linguaggio di base che viene usato per tutte le operazioni di basso livello che comportano, per esempio, l'installazione dei daemon o di queste cose qua, no? Io vorrei farvi vedere, per esempio, no? Eccolo qua. Vi faccio vedere. Se andiamo sul file system, no? Ecco, molti di voi sanno che, ad esempio, c'è la cartella bin che dentro ha tutti i comandi, diciamo. Adesso magari qua non, meglio se lo facciamo da riga di comando, scusatemi, ma è meglio così. Quindi cd slash bin, eccolo qua. Ecco, e la cartella bin, per esempio, contiene tutti i comandi, diciamo, i comandi più essenziali di Linux, no? E quindi ci sono cat, dd, ci sono tutta una serie di comandi che chi incomincia a usare la riga di comando incomincerà sicuramente ad averci a che fare, sostanzialmente, no? E questi sono quelli più a basso livello. Poi ci sono altri comando, no? Per esempio, che ne so, se faccio cd usr bin ll, eccolo qua, ne ho tanti, no? Quindi se per esempio gli dico, che ne so, which, vediamo, which x start x, quello che vi dicevo prima, vediamo se c'è. Eccolo qua, vedete, c'è ancora. No? StartX, che è quello che fa partire... Cioè, se io avessi configurato la mia macchina per farla partire in riga di comando, con questo comando, StartX, avrei fatto partire la GUI. Io invece, diciamo, come tutti, parto direttamente con la GUI, perché ovviamente è comodissimo, non si discute questo, insomma, no? Bene, d'accordo. E quindi, diciamo così, una cosa volevo farvi vedere. Io, purtroppo... etc, volevo farvi vedere una cosa. Nella cartella etc, qua sono cose sistemistiche, diciamo, no? Ci sono tutti i file
che configurano tutti i programmi diciamo che vengono usati, diciamo, quindi c'è la configurazione della rete, la configurazione di tante cose, no? Diciamo che i primi Unix e Linux avevano una cartella, adesso io vado con MC, che è Midnight Commander, no? Molti aborrono, io invece mi dispiace, ma io lo uso. Ok, benissimo, no? Per esempio, c'è la cartella initd che contiene, per esempio, tutti e init, no? Che contengono tutti i programmi che vengono avviati all'avvio della macchina, no? E quindi qua ce ne sono diversi, no? Quindi, per esempio, che ne so, se andiamo a vedere Samba SMBD, allora, e tutti questi sono scritti in bash, cioè in SH in realtà, no? Quindi con la shell, no? E quindi se io adesso vado ad esempio a vedere questo qua, come vedete qui mi dice che questo è uno script di shell, no? Queste quattro righe sono una convenzione di configurazione, no? E poi ci sono dei comandi, insomma, che sono comandi di shell. Ecco, no? Ecco, e quindi, per esempio, i comandi, quando voi fate samba restart, per esempio, samba restart, in realtà il daemone si chiama smbd, no? Ecco, e qui vedete case in, quindi se il comando è start, fai questo, se stop fai quest'altro, se reload, se restart e avanti, se status, quindi se adesso io faccio, no? E quindi lui praticamente, questi qua sono, adesso ovviamente qua questo non è né un corso né di Python e nemmeno di Bash, serve solo per dare qualche piccola indicazione che poi può servirvi per proseguire nelle ricerche, insomma, cioè per avere anche degli spunti, quindi voi sapete magari, avete perso un po' di tempo a guardarmi e sapete insomma che ci sono delle cose che magari potrete approfondire sostanzialmente. Però ecco qua, adesso se io faccio così, usciamo, F10, usciamo, se io faccio per esempio system ctl status smbd, eccolo qua, mi dice che SMBD è attiva da questa mattina alle 8:40, non ho mai spento il computer, no? Quindi dimostro che sono un nerd anch'io, insomma, ecco con questo. Okay, no? Bene, e quindi così. Adesso non so, siccome adesso ci sono delle stratificazioni, ultimamente c'è systemd, eccetera, io non sono nemmeno un sistemista, diciamo, sono forse un power user, non di più, insomma, no? Ecco, però è probabile che venga comunque lanciato quello script quando io faccio questa cosa qua. Tant'è vero che, visto che sono qua, se io faccio slash smbd status, ecco, vedete che è uscita la stessa cosa, cioè il comando che io ho dato. Praticamente gli dico nella cartella corrente esegui il comando smbd e come argomento è status, e quindi essendo status lui ha fatto esattamente la stessa cosa, quindi vabbè, dai, non ci dilunghiamo oltre, che un po' di cose forse ce l'abbiamo da dire, non, in realtà proprio non proprio tantissime, insomma, non è che facciamo una roba super super densa, insomma, comunque così. Va bene, andiamo avanti. Allora, quindi dicevo che appunto sysadmin Linux da sempre ha tutto ciò che gli serve, no? Quindi, oltre a Bash ci sono, abbiamo detto, molti comandi sulla riga di comando, no? Se noi esaminiamo, adesso io torno di qua, eccolo qua, MC. Se noi esaminiamo adesso in questi qua in realtà sono già dei comandi un po' sofisticati, no? Però se noi esaminiamo uno script di Bash, in realtà Bash non è un vero linguaggio, ma è un macro linguaggio, no? Cioè è un linguaggio che mi permette di fare le stesse cose che io faccio da riga di comando. Cioè, se io da riga di comando, quindi adesso qua usciamo, CTRL più, se F10, se io da riga di comando scrivo per esempio cat slash proc slash meminfo, eccolo qua, no? Ecco, io ho dato sulla riga di comando, ho dato un comando, cat significa fai vedere sul terminale che cosa è il contenuto del file proc meminfo,
che in particolarità, nella particolarità mi dice quanta memoria c'è, quanto è utilizzata e avanti così, insomma, no? Ecco, e quindi così. Quindi se io faccio uno script e metto dentro questa riga viene eseguita, no? Poi c'è qualche piccolo, cosa di controllo, cioè qualche piccola struttura, una piccola gestione di variabili, ma non molto di più. Quindi diciamo, più che un linguaggio di programmazione, Bash ha un proprio linguaggio di macro che serve praticamente a automatizzare quello che io potrei fare da riga di comando più qualche piccola cosa di controllo. Quindi se io torno dentro nuovamente qui, no? E andiamo a vedere, torniamo a vedere il nostro Samba, eccolo qua, no? F4, ok? E quindi vediamo, sì, cioè ci sono dei comandi, ad esempio qui c'ho delle assegnazioni di variabili, no? Qui ho un po' di cose, no? Ed ecco che poi qui, ecco, questo qua è una cosa che io da riga di comando non potrei fare, ma diciamo in realtà in base all'argomento io eseguo alcune cose, quindi ho la if, eccetera, eccetera, insomma, ecco, no? Ecco, quindi cioè, non è un linguaggio molto evoluto, quindi diciamo per uno come me che si aspetta di avere un linguaggio che faccia un po' di più cose, cioè è un po' limitante, insomma, ecco, no? Ed ecco perché possiamo dire sì, cioè Bash ha tutto, serve, si deve usare per determinati motivi, ma poi alla fine possiamo utilizzare per fare tante delle cose che si fa con Bash, possiamo utilizzare Python, però non solo Python, ci sono anche altri linguaggi, per esempio c'è PHP, che lo stesso ha la possibilità di essere eseguito a riga di comando, poi c'è Perl, che diciamo è un po' vecchio, diciamo che in realtà si usa un po' meno, insomma, probabilmente lo stanno usando quelli che lo usavano, insomma, ecco, no? Poi c'è Node, che è la superstar, diciamo, visto che JavaScript va per la maggiore, no? Poi c'è Ruby, c'è Dart, anche Go. Go forse non è proprio un linguaggio di scripting, perché comunque è un linguaggio compilato, però, insomma, ce ne sono diversi, no? Ecco, perché quindi Python? Vabbè, allora, dal mio punto di vista, Python è un linguaggio poco specializzato, cioè nel senso che, per esempio, PHP è molto indicato nel web, no? Si usa soprattutto nel web. Node.js è una derivazione di JavaScript che permette ai programmatori JavaScript che hanno imparato JavaScript sul web, quindi sul front-end del web, no? E di usarlo anche nel back-end, sostanzialmente. Poi c'è Ruby. Ruby è abbastanza, dal punto di vista non del linguaggio, ma dello spettro d'azione, abbastanza simile a Python, no? Però, diciamo, sicuramente Python è una superstar, insomma, ecco, perché viene utilizzato per moltissime cose. Per esempio, è diventato il linguaggio di elezione per chi fa intelligenza artificiale, analisi dati e cose di questo genere, insomma, no? E quindi, sì, direi insomma che sicuramente così, no? Non è un linguaggio molto veloce, ma però insomma va bene, andiamo avanti. Allora, a questo punto andiamo a vedere, no? Quindi abbiamo detto che Python è adatto allo scripting perché intanto appunto è un interprete, no? Quindi se io scrivo vado qui 10. Ecco qua. Allora, scrivo per esempio Python --- version. Ecco che mi dice la versione. Poi è un interprete, se io ecco, questo qua mi dà la versione 3, vabbè. Ecco, e se io scrivo semplicemente Python, sono in riga di comando. E quindi faccio import. E poi, per esempio, insomma, no? E quindi diciamo, è proprio un interprete, per esempio 2 più 3 uguale 5, no? Ok, e così.
Quindi è così. Però il discorso è questo, cioè se io ho un file Python, no? E nella prima riga io posso trasformare il linguaggio Python in uno script eseguibile, no? Cioè esattamente come si fa con la Bash, no? E quindi se io ad esempio vado a adesso un attimo, scusatemi, eccolo qua. Aspetta un momento. Apri nel terminale. Ok, aspetta un momento. Ecco, adesso io sono in un virtual environment, dopo vi dico qualcosa. Spero di non essere troppo vago e di non dire cose troppo complicate. Sì, ecco, esattamente, se volete mettere in chat così magari io magari posso sorvolare su alcune cose, farne altre e così via, insomma. Ecco, no? Bene, comunque. Ok. Ecco, allora, facciamo così, no? Allora, facciamo un piccolo script. Quindi adesso io vado qui, vado nel mio Visual Studio Code e faccio un nuovo script. Sono già nella cartella questa qua e facciamo quindi un nuovo file. Lo chiamiamo tt.py, tanto per dargli un nome, eh. E a questo punto scriviamo print. Hello. Ok, perfetto. Bene, quindi adesso lo salvo e questo è un file Python, no? A questo punto poi, difatti lo vedo da qua, cioè, se io adesso torno qui dove eravamo un attimo fa e faccio cat pt.py, eccolo là. Ah no? E dov'è? Ah sì, giusto, giusto, giusto. Eccolo qua, printello, ok, no? E quindi così, perché non va bene, ok, bene, perfetto. Ecco, allora, ecco, se io adesso attacco, metto questa riga sopra il mio file, copia, incolla, no? Io in questo modo dico a questo file, e questa è una convenzione di Bash, no? Dico a questo file, guarda che quello che segue è un file Python, no? Ok. E quindi se a questo punto io adesso vado qui e gli dico, per esempio, in questo, prima ho fatto la visualizzazione, però se io adesso gli dico, per esempio, Python tt.py, ecco che lui fa il comando che gli ho detto di fare, cioè fa print hello, no? Però allora la particolarità è questa, io posso rendere eseguibile, e questo è quello che vediamo in questa slide, no? Posso rendere eseguibile questo file, facendo cosa? Con questo comando, chmod, vi faccio chmod più x, quindi rendi eseguibile il file tt.py, no? A questo punto il mio file tt.py è diventato eseguibile. Lo vedo perché qui ci sono le x, no? Ok. Spero di non... Cioè, mi rendo conto che l'argomento forse è anche un po' ostico, però così mi auguro, insomma, che vada bene lo stesso. Ok, ecco qua. E quindi così, no? Perciò, essendo che io l'ho reso eseguibile, no? Essendo che l'ho reso eseguibile, lo posso eseguire esattamente come tutti i comandi della Bash. Per esempio, un comando comune nella Bash è echo, ecco. Ecco. No? E quindi questo semplicemente scrive nel terminale la cosa che io gli do come argomento, no? Quindi questo è un programma eseguibile, difatti se io scrivo which echo, mi dice che effettivamente è un programma e si trova nella cartella bin, nella cartella slash bin.
questo punto, quindi, diciamo, quindi ECO è un programma, no? Però allo stesso tempo io ho reso eseguibile il nostro programma TT. Allora, c'è una particolarità, quindi io per eseguire uno script nella cartella corrente devo fare così, devo mettere punto slash, cioè devo dirgli esegui il programma TT che si trova nella cartella corrente, perché altrimenti Bash va a cercarlo in tutto il mio computer, insomma. Quindi se lo scrivo tt.py, no? Ecco che lui stampa ello esattamente come lo stampava quando io gli ho detto Python tt.py, no? E quindi praticamente io l'ho reso eseguibile, quindi a questo punto è un programma a tutti gli effetti un programma che risiede nel mio computer, no? E quindi io ho fatto due cose, gli ho detto guarda che questo qua lo devi aprire con Python 3, no? L'ho reso eseguibile e a questo punto è diventato un programma. Avanti. Aiuto, scusatemi. Eccolo qua. Bene. Ok, allora, diciamo questo, no? Python è già installato su tutti i Linux praticamente. Voi in qualsiasi distribuzione moderna di Linux Python lo trovate. Trovate sia la versione Python 2 per motivi di compatibilità, perché c'è tanta roba che gira ancora col 2, ma è fortemente sconsigliato, quindi se dovete scrivere qualcosina andate direttamente con Python 3, no? Allora, diciamo così, supponiamo che noi abbiamo una VPS, quindi una macchina da amministrare. Io su questo computer, cioè, ho, diciamo, una mia rete casalinga che ha dentro una macchina virtuale che ho messo a posto per l'occasione, no? E si trova a questo indirizzo, no? Quindi adesso io con SSH, no, riesco ad entrare nella mia macchina virtuale, no? SSH è un comando che si chiama Secure Shell, no? E quindi praticamente apre un comando, si apre un terminale dentro una macchina remota. Quindi se vi capiterà di acquistare una VPS su internet perché ci volete far girare WordPress o perché volete farci girare Postgres o quello che volete, diciamo, no? Le macchine su internet sono tutte righe di comando e quindi siete costretti a questo punto e perciò quello che vi sto dicendo forse vi servirà un po'. Ecco, comunque io ho questa macchina e quindi qui dentro ho la cosa. Adesso in questo caso io devo mettere la password. Ok, no. È così, io adesso sono dentro sulla mia macchina, quindi sono sulla mia macchina e qui ho qualche cosina, ls-l, ok, no? Aiuto, ls. ls-l, ok, no? E quindi ho qualche cosina qui, no? Ok, perciò diciamo che se io volessi, scusate, io mi bevo il caffè perché sono si fredda, non ho fatto tempo a berlo. Scusatemi. Allora, eccomi qua. Dicevamo. Quindi io, come dicevo, cioè Python c'è già. Quindi se io adesso scrivo Python. No, aspetta. Sono un po' bravi qua. Meno verso. Ok, aiuto. Perché ho scritto? Cosa cavolo ho scritto? Ah, ecco qua. Perché Python 3 forse? Ah, eccolo qua. E Python 2 c'è? Ah no, addirittura, oh, mamma mia, l'hanno proprio rimosso, cioè adesso questa qua è una versione di Ubuntu, versione 20, quindi l'ultima versione, e, fino a poco tempo fa, diciamo, Python 2 era il Python di default, no? Invece adesso, diciamo, è diventato il Python 3, il Python
addirittura non è neanche installato su questa macchina, insomma, no? Comunque sia, no? Cioè, io diciamo, quindi Python già ce l'ho, cioè in tutte le macchine c'è Python, insomma, ecco, no? Tutte le macchine Linux, no? Ecco, però diciamo che c'è solo il Python base. In realtà, diciamo, se noi facciamo apt, dunque sudo apt install Python asterisco apt Python, mamma mia, ma che cosa so c'ho stasera? Ah, forse così, ecco qua. Ah, ecco qua. Ecco qua, 5.000 pacchetti Python. Yes. Ecco, quindi, come vedete, è un ambiente molto, molto ricco. Okay. Bene, no? Ecco, diciamo che nella macchina, nelle macchine appunto nuove, appunto, in realtà manca parecchia roba, insomma, ecco, no? Ok, sì, Marco, hai ragione, Python 2 è morto, però c'è ancora tanta roba scritta per Python 2, per cui, però, diciamo, ecco, se si deve fare, sicuramente è meglio non usarlo, insomma, ecco, no? Ok, bene, allora, se io do questo comando, no? Ok, va bene, copia, e me lo incollo qui, sudo apt install, parto di Python 3 venv, dev pip. Queste sono, diciamo, delle librerie che servono per poter installare delle librerie e così via, insomma, ecco, no? E quindi adesso qua lui mi dice che c'è già tutto, per cui non installa più niente, perché io in realtà queste cose le ho già fatte, no? E quindi non me lo chiede oltre, diciamo, no? Ok, allora, poi c'è un'altra cosa, no? Python ha decine, centinaia di migliaia di librerie, no? Chiaramente, se io scarico un pacchetto Python che fa riferimento a una determinata versione di una libreria, potrebbe andare in conflitto con un'altra, no? Allora, diciamo che chi produce anche degli script in Python solitamente preferisce fare un venv, cioè un ambiente virtuale, no? Un ambiente virtuale con questo comando, Python 3 venv, no? Che permette di, diciamo, di fare un ambiente protetto in cui io installo solo le cose che mi servono e solo in quell'ambiente, no? Allora, diciamo, come può il sistemista utilizzare questa cosa? Cioè, se io sono un sistemista e faccio uno script che fa determinate cose perché usa qualche libreria, no? Io comunque ho bisogno che il comando venga eseguito in modo facile e veloce, no? Allora io qui vi ho già preparato una piccola cosina, cioè quindi se faccio 15, beh, intanto facciamo così, F10, cd Pisces. Ok, no? Ecco, allora, io qui ho due cose. Ho una cosa che si chiama HelloPy, che ho fatto come prima, quindi se io adesso faccio... Andiamo a vedere sto HelloPy. Ecco, vedete? Quindi l'environment, import sys, è semplicemente print syspath, no? Quindi questa è una libreria, diciamo, di sistema già presente in tutte le macchine, no? Per cui, diciamo che mi dice cosa posso cercare, insomma. Quindi se io faccio come avevo fatto prima, punto hello, punto py, okay, no? Ecco, e qua mi dà il sys, no? Io qui poi ho fatto il mio sistema venv, no? E quindi il mio virtual environment, quindi se io scrivo questo comando che si chiama source, eccolo qua, eccolo qua. Adesso sono entrato nell'ambiente virtuale. Se do lo stesso comando che ho dato un attimo fa, ecco, come vedete, io qui ho, diciamo, i percorsi di ricerca che sono cambiati. Quindi praticamente oltre è stata aggiunta questa cartella e quindi mi trovo in un ambiente protetto. Ma mi rendo conto che sto un po' divagando, però lasciamo stare. Ecco qua.
E questo è quanto, diciamo, no? Ecco, in alternativa io però, ecco, e questo è il punto in cui volevo arrivare, no? Io questa cosa, activate, no? Io questa cosa la posso fare anche da, da shell, quindi se io faccio mc, io ho fatto questo comando qui, che questo invece è un comando di shell, quindi bin bash, no? E quindi io qui, in questo momento, attivo il mio ambiente virtuale, eseguo il comando e lo disattivo. No? E quindi, se volete fare dei comandi di sistema e avere un ambiente protetto, potrete, diciamo, integrare questo dentro un comando bash. Infatti, diamo il comando hello, questa volta punto sh, e come vedete io qui ho i stessi comandi, ho la stessa cosa praticamente del mio ambiente virtuale, perciò diciamo che appunto che se voglio, se ho uno script piuttosto complesso, no, in Python, magari mi conviene fare un ambiente virtuale e poi lancerò tutto da ambiente virtuale, insomma, ecco. E script complessi ce ne sono, perché ci sono dei programmi molto molto sofisticati scritti in Python. Per il sistemista, per esempio, non so se avete mai sentito nominare Ansible. Eccolo qua. Ansible. Eccolo qua. Questo è scritto in Python da diciamo da Red Hat, no? Ed è, diciamo, un sistema che permette di automatizzare la manutenzione di centinaia, migliaia di macchine da parte dei sistemisti, quindi insomma è una cosa veramente grossa ed è scritta in Python. Ecco, noi sicuramente non abbiamo questo, facciamo cose molto molto più semplici, no? Ok, andiamo un po' avanti e vediamo. Allora, un'altra cosa è questa, no? Cioè, diciamo, tutti gli script di shell, no? Hanno una convenzione, che è una convenzione POSIX, su come gestire le righe di comando. E quindi se io adesso torno qui e scrivo per esempio ls, che è il comando che mi fa vedere il contenuto di una directory, no? Ls c'è una serie di convenzioni per cui, se per esempio io gli dico ls --help, no? Vedo la lista dei comandi di ls, che sono tutti questi, no? E quindi diciamo, tutti noi utenti di Linux che siamo costretti, perché stiamo lavorando su una macchina remota, ad usare ls e non ci ricordiamo i comandi, ecco che abbiamo questa cosa qua. Quindi praticamente sulla riga di comando io posso dare degli argomenti, quindi ls meno, per esempio l significa che invece di vedere i file affiancati uno dietro l'altro, con meno L li vedo a lista, no? Ok, no? Ecco, e poi ciascuno di questi può avere dei vari, diciamo, argomenti a sua volta, insomma, è così, no? E questo vale per tutti i comandi Linux, no? Perché appunto cioè la convenzione è questa, cioè ci sono delle regole ben precise su come si passano gli argomenti sulla riga di comando, no? Python non è da meno, cioè può scrivere dei comandi che emulano, sì, perfetto, può scrivere dei comandi che emulano perfettamente i comandi Linux, no? E quindi io posso scrivere un comando Python che mi accetta degli argomenti. Se il mio comando Python invece se ne frega degli argomenti, per esempio hello, il nostro hello punto py, se io scrivo qua meno meno help non dirà niente, eccolo qua, perché, cioè, non mi eseguo un comando specifico, perché io non gli ho detto di intercettare quello che c'è sulla riga di comando, sostanzialmente, no?
però effettivamente io posso fare in modo che il mio programma Python si comporti esattamente come tutti gli programmi di script, no? E questo si fa utilizzando argparse, no? Adesso non facciamo tutte le prove, però argparse, potrei anche fare così, guarda, facciamo Python, no? Adesso siamo sulla riga di comando e qua faccio il copia e incolla esattamente di quello che c'è scritto là, vediamo cosa succede. Import argparse, questo è anche una libreria standard di Python, eh? Fa parte della libreria standard, che diciamo è molto ricca. Se poi io, ecco qua, no? Io adesso faccio una piccola cosa, eccolo qua, no? Parser, e quindi a questo punto posso aggiungere degli argomenti, no? In base all'argomento che poi do. Quindi se io, diciamo, metto dentro nel mio script argparse con tutto quello che ci va, studiandomi un attimo anche la cosa che possiamo vedere, cioè se io adesso faccio qua più, e scriviamo doc.python, forse no, .org, va bene, ecco, questo è il sito ufficiale di Python, vado su docs, qua. E qui c'è il mondo, praticamente è una libreria molto vasta, ma molto 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 più vasta sono le librerie di terze parti, veramente c'è veramente una cosa pazzesca. Vediamo argparse, eccolo qua, argparse parser for command line options, e uno si guarda questa cosa qua. E qua vede tutto quello che può fare sulla riga di comando. C'è da divertirsi. Bene, ok. No? E quindi diciamo, quindi, per dire, era importante scrivere questa cosa, perché se io ambisco a fare un comando, diciamo, in riga di comando, no? Quindi se, uno script in riga di comando in Python, diciamo che una delle cose da tenere presente è sicuramente argparse. Ecco qua. E un'altra cosa molto importante in Python è il modulo OS, no? Allora, il modulo OS, che lo possiamo vedere anche questo, lo vediamo qui. Ok, no? E quindi OS, quello qua. No? OS praticamente... diciamo mi dice che sistema operativo sto usando e mi permette di fare tantissime cose col mio sistema operativo, no? Ok, quindi vabbè, anche qua adesso non sto a diciamo ad eseguire, perché non ne vale la pena, magari, insomma, no? Perché mi pare che, se non sbaglio, diciamo il talk dovrebbe concludersi alle 22 e 30, che dopo abbiamo magari qualche minuto per domande e risposte, quindi abbiamo ancora poco più di mezz'ora, perciò non mi dilungo. Come vi dicevo, queste cose le potete provare tutte, perché poi vi daremo il link per scaricare da GitLab, che io ho pubblicato questa cosa, insomma, no? Comunque, fatto sta, no? Cioè io con OS posso fare alcune cose, per esempio posso sapere, e magari forse solo questa la facciamo, ok, allora magari solo questa la facciamo, solo la prima, quindi import OS, ok, e poi facciamo anche solo OS environment, OS punto environment. Vediamo un po' se ho scritto tutto bene, no? Aspetta, OS environment, vediamo un po', ah, eccolo qua. Ecco, ad esempio questo qua mi dà tutte le, diciamo, le variabili di sistema, no? Ecco perché avevo scritto for in environment, ok. E poi ok, eccolo qua,
Quindi queste qua sono tutte le mie variabili di sistema, insomma. Ecco, no? E quindi, per esempio, se voglio sapere la home, che cosa c'è nella mia home, eccolo qua. Oh sì, perché è colpa del coso. Eccolo qua. Quindi la home è on cloud su questa macchina remota che ho. Ok, no? E avanti così. Quindi posso vedere, per esempio, OS Start di Utilities, vediamo un po' se c'è. Ok. Quindi, per esempio, Start è un altro comando che mi dice un sacco di cose, cioè mi dice se è scrivibile, se è leggibile, insomma, queste qua comunque sono cose proprio del sistema operativo, insomma, no? E avanti così, insomma, ecco, no? Quindi si possono fare varie cose. Andiamo alla pagina successiva. Eccolo qua. Allora, all'inizio, come dicevamo, praticamente il linguaggio di Shell, di Bash, è sostanzialmente un linguaggio, diciamo, un macro linguaggio che praticamente mi permette di fare quello che potrei fare anche da tastiera, sostanzialmente. Quindi se io scrivo, qua adesso usciamo, boh, provo magari, aspetta che vedo qua se ho qualcos'altro. Boh, vado di qua, giusto per, non cambia niente, no? Ecco, dove sono qua? Sì, vabbè. Mi perdo ogni tanto, c'erano talmente tante quella. Infatti la mia macchina virtuale era questa, no quella, non importa, dai. Va bene, ok. Dicevamo, sì, cioè se io adesso scrivo cat, eccolo qua, proc, CPU info, ok, no? Ecco, e quindi io ho dato un comando, no? Quindi se io questo comando lo inserisco dentro uno script, no? Lui viene eseguito, come in effetti noi vediamo da qua. No? Vediamo da qua che nel mio comando di shell, che era questo, io ho dato alcuni comandi, quindi questo comando qua, ma che posso replicare anche a mano sostanzialmente. No? Quindi questo mi permette di eseguire i comandi. Sicuramente in Python si riesce a fare la stessa cosa e si fa con la gestione dei processi. Ci sono vari sistemi per farlo, no? E qui questa è una cosa interessante, no? Che Python mappa praticamente uno a uno i comandi che si danno in C. Cioè voi sapete che C è stato scritto appositamente per scrivere Unix, no? E quindi diciamo che ci sono delle API, sono le API del C che servono per interagire col sistema e le primitive sono state scritte per Unix, no? E Python ha effettivamente gli stessi comandi, insomma. Per esempio, quindi, quando noi adesso sulla pagina successiva vediamo che aspetta, c'erano dei comandi qui, eccoli qua, per esempio questo, no? Il modulo S mappa esattamente i comandi C per la gestione dei processi, no? E quindi se voi andate a vedere XLE, XLP, Spawn, eccetera, questi qua, voi se andate a vedere le API di Linux, no? Le API di Linux, effettivamente avete esattamente gli stessi comandi. E quindi così. Perciò, diciamo, anche subprocess, eccetera, insomma, no? Ecco, tutti questi comandi sono effettivamente dei comandi che appunto che voi potete dare per eseguire dei comandi. Per esempio, no? Se io faccio questa cosa qua, torniamo nella mia macchina, vediamo se sono qua, boh, mamma mia, eccolo qua, no? Sono qui, aspetta che qui torno a lanciare il mio Venv, giusto per, vabbè, torno in virtual environment, non cambia niente, no? Ok, ecco, quindi se io adesso scrivo import OS, quindi, ah no, aspetta, entro in Python ovviamente, quindi vado sull'interprete, no? Ok, adesso se io faccio import OS, ok, e poi do il comando OS System, che è il modo più semplice per lanciare dei comandi. Io eseguo esattamente un comando di shell. Eccolo qua. No?
Vabbè, dopo vedo che vi state scatenando un pochino sulla chat, ma ne parliamo dopo. Intanto vado avanti con le cose, perché c'è qualche cosina di così, insomma. Ecco, no? Ecco, e quindi abbiamo queste cose qua, no? Perciò, vabbè, quindi questo è il comando più semplice. Poi ci sono gli altri che hanno di interessante la possibilità di gestire lo standard in, standard out, eccetera, che potrete vedere. Che potrete vedere in seguito sicuramente, no? Ok, bene, andiamo un po' avanti. Ecco qua, no? In realtà, eccolo qua. Bene, perfetto. Avevo ancora, scusate. Eccolo qua, no? Ecco, va bene. Poi, ovviamente, diciamo, da Python si possono leggere e scrivere file, no? E quindi, diciamo, questa è anche una prerogativa, insomma, ovviamente tutti i sistemi, insomma, no? Quindi, per esempio, il comando Python per leggere un file è questo, no? Ok, io quindi apro un file, questo è normale, insomma, in tutti i linguaggi c'è questa cosa qua, no? E poi posso, vabbè, qui ho una piccola macro comando readlines, significa che in un colpo solo mi dà una lista con tutte le righe che sono state lette e così via, insomma, no? Ok, poi ci sono dei comandi appunto per interagire, cioè io per esempio qui avevo dato il comando ls, però se io gli dico for, praticamente farò la cosa equivalente, penso. Ok. Va bene, come vedete, i file sono gli stessi, chiaramente. L'impaginazione è diversa, ma i file sono questi sostanzialmente, no? E quindi sì, perciò ci sono tante cose. Ecco, quindi la lista dei file la posso fare così, no? Ma ci sono anche altri modi, per esempio questo è un modo più vecchio, cioè questo storicamente c'era questo OS Walk che è un po', boh, insomma, più ostico se vogliamo rispetto a questo che invece è molto molto immediato sostanzialmente, no? Avanti. Ecco, allora adesso incominciamo quindi a vedere qualcosa. Quindi abbiamo visto scalfito molto molto superficialmente quella che è la libreria standard di Python. Abbiamo visto solo argparse, os e sys fino adesso, no? Ma come avete visto prima ce ne sono stramigliaia, insomma, ecco. Cioè, no, stramigliaia no, nella libreria standard, no? Però insomma, comunque c'è un bel numero di funzioni, insomma, perché chiaramente la libreria standard di Python serve per fornire gli elementi di basso livello, no? E quindi ce ne sono, come vedete, tante, no? Però sono abbastanza di basso livello, cioè serve per dare ai programmatori gli strumenti per aggiungere quello che gli serve poi, insomma. Ma comunque ce ne sono, come vedete, ben diverse. Per esempio, c'è tutto quello che serve per leggere e scrivere gli XML, insomma, ci sono un sacco di roba. Però tutto quello che non c'è, no, nella libreria standard, che abbiamo detto è vasta, però non è molto specializzata, quindi a basso livello, la troviamo dove? Su PyPI. Questo è il repository originale, come tutti i linguaggi. O al giorno d'oggi hanno un repository, diciamo, di un repository che contiene le librerie, no? Ecco qua. E quindi, come vedete qua, per esempio, sul repository ufficiale di Python, che è questo, no? Avete 270.000 progetti, sostanzialmente. È una cosa allucinante. Ecco, uno di questi progetti si chiama PS Util. Utile. Eccolo qua. Questo è PS Util e questo è diciamo proprio una libreria molto comoda per chi fa per indagare per cose di sistema, insomma, ecco, no? Eccolo qua. Per esempio andiamo nella home page, vediamo se nella home page, la documentation forse. Ah, quindi questa è la pagina Git. E poi andiamo invece. Eccolo qua, documentation. Eccolo qua.
questa è la documentazione di questa libreria PS Util, ok, che permette di fare un po' di cose, cioè permette di trovare alcune cose. Io qui, per esempio, queste cose qua ci sono anche dentro negli script che poi vedrete, insomma, no? Però, per esempio, eccomi qua, adesso andiamo qui, dove ero qua, ecco qua, sì, qua sulla macchina remota, esco da Python un attimo, installo psutil, pip install psutil. Ecco, pip è il comando Python per installare le librerie di terze parti. Qua mi dice che c'è già, perché io in effetti l'avevo già installato, no? Ok, ecco, a questo punto, se io torno dentro in Python, faccio import psutil, no? E qui ci sono molte cose. Per esempio, prima avevamo detto, come vedete, c'è un sacco di robe, no? Cioè, per esempio questo, che ne so, il disco, la porzione di disco usato, disk usage. E qua mi dice che ho un totale di X byte, usati sono questi e free sono questi. La percentuale del 16,7%, che adesso, e questo lo potrei vedere per esempio con il comando df-h, in effetti 17%, come vedete. Eccolo qua. Va bene. Ecco, PSUtil, ma poi tante altre cose, insomma, no? Quindi, ripeto, per esempio, virtual memory, CPU times, vediamo un attimo cosa mi dice. Ok, no? E quindi ci sono tutta una serie di informazioni che io posso vedere da qua. Quindi, diciamo, questo è un sistema molto, molto comodo per indagare, diciamo, sulla mia macchina, no? Cioè, quindi, per esempio, supponiamo che avete 10 VPS che hanno dentro chi qualche programma Joomla, chi qualche programma WordPress, chi altre cose, no? E volete vedere lo stato di salute, magari un piccolo, e fatto quello che io farò, no? Ciao Maramau, alla prossima. È registrato, sai, casomai. Ok. Ecco, e quindi diciamo che appunto è quello che farò anch'io, cioè mi farò un piccolo script per controllare le cose remote senza dover andare da riga di comando, e probabilmente lo farò utilizzando questa libreria qua, sostanzialmente, no? Ok, bene, e quindi qui c'è, insomma, c'è da divertirsi anche qua, insomma. Quindi, ecco qua. Proviamo questo, vediamo un attimo, non mi ricordo neanche cosa facevo. Ok, bene, ecco, per esempio questa è la lista dei task che stanno girando in questo momento, no? Questi sono i numeri dei numeri dei task, no? Ok, e avanti così. Ecco, quindi diciamo sicuramente questa è una cosa che può tornare utile. Ancora un po' avanti. Ah, ecco qua. SSH e Telnet. Può essere, io come vedete, quando sono qui, sono su una macchina virtuale, cioè non su una macchina virtuale, sono su una macchina appunto che in realtà virtuale, sì, che è nella mia rete privata, insomma, casalinga, diciamo, no? Quindi se io adesso faccio exit, ecco, adesso sono tornato sulla mia macchina fisica, no? Sul mio portatile in cui sto facendo la presentazione, e quindi col comando SSH posso entrare dentro nella macchina remota. Ok, no. E adesso sono nella macchina remota, diciamo. Ecco, io anche questo posso fare da Python. Quindi, per esempio, c'è questa libreria che si chiama Paramico, no? Che, se andiamo a vedere, che è la più usata, ma probabilmente forse c'è anche qualche altra, no? Quindi, se io adesso vado sempre nel mio qua, nel mio PyPy, eccolo qua. E vado a cercare Paramico. Ok, eccolo qua. E questo mi permette di interagire
con le macchine, appunto, tramite SSH, no? E facendo anche delle cose ben sofisticate, tutto sommato, perché diciamo in realtà io lo conosco molto superficialmente, no? Però effettivamente, cioè, voi sapete che SSH è veramente un coltellino svizzero che mi permette di fare di tutto, mi permette di copiare file da una macchina locale a una macchina remota, mi permette di simulare un FTP, mi permette di mappare un disco remoto sulla mia macchina locale, quindi insomma veramente delle cose strabilianti, e con Paramico posso fare molte di queste cose. Quindi se vi interessa attivare un SSH direttamente dal linguaggio Python, quindi sfruttando tutta la capacità di Python, Andrea, sì, proprio SSHFS, sì, e quindi insomma, cioè si riesce a fare. Quindi questo, per esempio, è un esempio minimo, no, che potete provare, no? Appunto, io qua installo Paramico, no? In realtà c'è anche Telnet poi, no? Ok, e poi posso collegarmi e dare dei comandi remoti, fare quello che voglio sostanzialmente. Ecco, in questo caso sempre il nostro LS, no? Quindi con questo esempio voi riuscite a fare un LS su una macchina remota. Stessa cosa si può fare con Telnet. Telnet, a differenza di Paramico, che è una libreria di terza parte, invece fa parte della libreria standard. Telnet, eccolo qua, Telnet Lib, eccolo qua, no? Questo fa parte della libreria standard di Python. Telnet è un protocollo molto più vecchio di SSH, no? E direi che la norma è, cioè, se posso si usa SSH perché è sicuro, no? E quindi praticamente abbiamo le connessioni criptate con chiave, quindi con tutto quello che ci va dietro, eccetera. Invece, diciamo, se vogliamo, Telnet è un protocollo più vecchio, che è molto, molto meno sicuro, però, insomma, alle volte può servire, soprattutto se voi siete in un ambiente protetto, nel senso che, come in questo caso in cui io sto colloquiando con una mia macchina nella rete interna che non ha nessun accesso con l'esterno, se uso Telnet non succede niente, insomma, questo è, no? Ok, e quindi anche qua avete gli stessi comandi, se volete, appunto, poi vi scaricate il progetto e lo potete provare. Ok, ecco, benissimo, adesso vediamo anche qualche altro esempio, no? Per esempio, prima avevamo visto il nostro OS system, no? Ok, adesso diciamo che io chiaramente, per esempio, se io vado sulla mia macchina, questa qui, non sulla mia macchina remota, se io adesso gli dico, per esempio, apt update, chiaramente mi dice che non posso farlo perché non sono sudo, e quindi dovrei fare, no? Dover fare sudo. Ok, e quindi lui fa quello che deve fare, no? Ok, posso farlo da Python? Certo che posso farlo. Allora vediamo un attimo se ho qualcosa qua. Allora, vediamo un po'. Ah, ecco qua, si deve entrare nel menu. Sudo update. Allora, eccolo qua, F3. Sì, eccolo qua, adesso vediamo questo. Allora, ecco qua, no? Se io faccio, se io lancio questo comando, no? Quindi OS system, quindi lancio un comando come se fossi su riga di comando, no? 10. Torniamo dentro una cartella py. Ok. E poi aspetta un attimo, history, per me Bradipo serve sempre. Eccolo qua. Ok, adesso sono in ambiente virtuale, no?
Allora, se io adesso cerco di lanciare il programma che abbiamo visto prima, per esempio, che è questo, punto sudo, no? Ecco, lui mi dice non lo puoi fare, no? Però in realtà se io posso, siccome questo è diventato un eseguibile a tutti gli effetti, un eseguibile, diciamo, della shell, no? Io quindi il coso lo posso lanciare, come sapete ci sono dei comandi che sono riservati all'utente root e se da utente normale voglio eseguirli devo farli con sudo. Quindi ecco, ovviamente voglio dire, questa qua cioè, ci permette di fare dei bei danni, eh? Cioè, voglio dire, io in Python posso scrivere delle cose che mi distruggono la macchina, quindi un po' di precauzioni ci vogliono, insomma, no? Ecco, però, eccolo qua. Ecco, però se a questo punto, quindi abbiamo visto che così non funziona, però se io scrivo sudo, no? E gli do il comando, ecco che il comando parte. Quindi praticamente, come tutti gli altri comandi, adesso gli dico di no, guarda un po'. Ok, come tutti gli altri comandi, no? Diciamo, posso rendere il mio script Python eseguibile da solo, sostanzialmente. Ecco, no? Ecco, un'alternativa potrebbe essere invece questa, cioè io dentro nel mio script, questo qua, vabbè, questa è una roba quasi oscena, sostanzialmente, no? Nel senso che io qui ho messo dentro una password in chiaro, no? Però funziona, cioè è giusto per capire, insomma, ovviamente, no? Però adesso io faccio questa cosa qua, quindi faccio import OS, adesso copio e incollo questa roba qua, per questa macchina temporanea io ho usato una password molto robusta che si chiama password, no? Chissà se funziona, penso di sì, adesso lo vediamo. Sì, va, visto? Praticamente io adesso ho eseguito, diciamo, da Python un comando destinato a sudo, sostanzialmente, senza essere sudo, cioè l'ho forzato da dentro il sistema. No? Ecco, io ho fatto così, quindi io ho OS System, quindi ho dato un comando di System, quindi ho fatto così, ho detto echo password, quindi passa questa cosa come argomento la pipe, se volete studiarvi un po' di cose, insomma, anche io non è che sono un drago, ma insomma così su internet si trova, però insomma, ecco, no? Quindi va bene, no? Ecco qua, no? E poi sudo meno s e così via, e con questo io praticamente ho dato direttamente da riga di comando, senza essere utente sudo, dei comandi che possono essere fatti solamente dall'utente sudo. E quindi questa qua è una cosa, ripeto, cioè si riescono a fare dei bei danni, ecco. Quindi però, diciamo, questo è anche per capire un attimo le potenzialità, tutto sommato. No? Ok, questa qua è una cosa, vabbè, questa è un po' una sciocchezza, se vogliamo, insomma. No? Allora, c'è un comando che si chiama Zenity, che voi potete installare. Adesso questo devo tornare sulla mia macchina, perché questo in realtà è un comando grafico, e quindi lo devo vedere solo da questa mia macchina. Aspetta, ero di qua forse, fammi vedere. Sì, qua ci siamo, Ctrl-C, Ctrl-D. Ok, sono qui. Ok, eccolo qua. Zenity. Allora, Zenity, sudo apt install Zenity. Ok, adesso io ce l'ho già, Ok, no? Vabbè, cosa, ho fatto qualche cavolata. Install, non install. Install. Mi dice che c'è già la versione più recente. Va bene. Insomma. Allora, vediamo una cavolatina, perciò LL. Se io adesso gli dico slash Zenity. Eccolo qua. Ecco, praticamente Zenity è un programmino che mi fa qualche piccola interfaccia utente, no? Ecco, questo è tutto sommato comodo, cioè non voglio andare a disturbare
le librerie grafiche, ma devo solo fare un piccolo menu, una piccola cosa, posso usare questo Zenity. Ad esempio questo qui, no? Mi permette di aprire il browser a una determinata pagina. Eccolo qua, Linux Sword. Ok? No? Quindi non so, voglio farmi un piccolo bookmark, eccolo qua, fatto. Va bene, andiamo a vedere sorgenti, giusto per... Ok, Zenity, eccolo qua. Ecco, praticamente io scrivo un comando, no? Che è questo, e lo giro sul comando popen che avevamo visto qualche slide fa, no? Che praticamente è uno dei vari comandi che servono per darci dei comandi, no? Eccolo qua. E la differenza con System è che mentre System butta fuori direttamente sul terminale, con popen io posso andare a leggere da qui, no? Ok, no? E quindi praticamente questo è il comando Zenity, no? Questi sono i risultati, cioè in base a cosa restituisce Zenity, tu esegui uno di questi. Quindi se il risultato è 1, lancia Python OR, se è 2, lancia Linux, altrimenti lancia Google. Ok, no? E quindi, diciamo, quindi io mi prendo il coso, leggo il risultato, a questo punto, no? In base alla risposta che ho, quindi choice is choice, apro con xdgopen, che è il comando che serve ad aprire il browser predefinito, eccetera. Questo l'ho trovato da qualche parte, che ne so. L'ho scritto diverso tempo fa, quindi magari... Vabbè. Ok, bene. E quindi questo è quanto, diciamo. Ecco, quindi un piccolo giochino, ma insomma stiamo parlando di strumenti vari, e quindi magari anche questo può essere uno strumento, insomma, no? Ok, un'altra cosina, per esempio, no? Se vuoi, molto spesso si usa grep, no? E quindi, per dire, io, questo qua è un comando, ecco, questo qua era interessante perché io con questo comando qui, no, posso fare il grep e usare questo comando. Io l'ho scritto qua, per esempio, andiamo a vederlo, no? Se io vado a vedere grep, pygrep, eccolo qua, no? E vabbè, niente, diciamo, import sys, leggi, bla bla bla, insomma, dopo magari ve lo studiate se volete, insomma, ecco, no? Però la cosa interessante è che se io posso usarlo al posto di grep. E quindi se io adesso gli dico, per esempio, non so, che ne so, history, no? E faccio, per esempio, history slash grep, adesso vediamo, magari non funziona niente, è capace, grep, questo è il grep normale, e diciamo, per esempio, git. Ecco qua, e qua mi dà una serie di git. Proviamo a fare con quello, con questo qua, che comunque è un eseguibile, quindi andiamo a vederlo, no? Ah, però qua sono su etc e vate la pesca, lascia stare, andiamo di qua allora, no? Eccolo qua, quindi avevamo detto, no? Ecco qua, quindi questo qua, pygrep.py, che è un diciamo, un eseguibile. Quindi se adesso io faccio history slash, quindi dicevamo prima, grep, come avevamo detto, grep git. Ok, quindi ho una serie di comandi. Se io adesso scrivo history.slash.pygrep.py, vabbè, forse magari un po' più bruttino, però cioè, mi dà la stessa roba, insomma, no? E quindi, ripeto, si comporta esattamente come tutti i comandi di shell, no? E quindi può far parte della pipe, no? Ok. E quindi questa cosa qua. Andiamo avanti ancora un po', abbiamo quasi finito, eh? Vabbè, adesso diciamo che c'è un po' di tutto, no? Ci avevamo visto, adesso vediamo un po' quante pagine mi mancano. Sì, siamo quasi alla fine, perciò. Ok, no? Ecco qua. Ecco, ad esempio, voglio vedere la lista degli utenti, no? Ci sono vari modi per farlo. Adesso io qui, anche sempre negli script che ho già preparato, c'è
questa cosa qui che si chiama utilities, dove io qui ho una serie di comandi. Per esempio, in questo caso qui ho due modi per leggere gli utenti e anche per leggere i volumi montati, la lista dei processori e l'uso della memoria. Proviamo a lanciare questo programma, così vediamo, giusto per vedere il risultato. Sempre mi sbaglio. Questo qua lo voglio proprio chiudere perché non è questo che volevo io. Eccolo qua. Ah, ho chiuso tutto? Bravo. No. Ah, ok. Sì, questa qua è quella remota, questa è quella locale. Va bene, no? Ok. Ctrl-C. Ah no, questa è quella remota e questa è quella locale. Bene, bene, bene. Ok, allora. Ok, ecco, qui dicevo quindi, per esempio, ho questa utilities, no? Quindi faccio punto slash utility. No? Ecco qua, no? E come vedete, diciamo, questa qua è la lista degli utenti, no? Quindi ci sono tutti gli utenti classici di Linux, no? E più c'è l'utente mio che è cloud, e basta, non ce n'è altri. Ecco, la stessa cosa la vedo da qua, no? E quindi, diciamo, in questo caso avevo messo due sistemi per cercare. Uno è andando a leggere il file proprio che il file classico di configurazione, un altro è andando a usando questa libreria, no? Ok, che mi dà gli utenti e dopo li posso formattare, eccetera, eccetera, no? Ecco, posso vedere i volumi montati anche in questo caso, aprendo il file etcfstab, che è il file che contiene la configurazione dei volumi montati, no? E quindi andiamo a vedere qua. No, non è, dov'era? Forse qua? No, di qua. Ok, eccolo, vabbè. Ok, no? Quindi abbiamo detto due modi per vedere gli utenti. Questi sono i volumi montati, no? Questi sono i processori, che li avevo presi da dove? Aspetta un attimo, vado a vedere. Ah, ecco qua, ecco, in questo caso, come prima avevo fatto il cat CPU info, no? E sono andato a cercare il coso, no? Quindi praticamente questo è l'equivalente di cat barra slash CPU barra info, no? CPU info, no? Cat proc CPU info, eccolo qua, no? Però in questo caso io li avevo filtrati, no? Cioè, quindi io qui ho filtrato i dati trovando solo le linee che hanno questa cosa qua. E questa in riga di comando la faccio facilmente con grep. Quindi se io faccio CPU info, grep. Model name. Eccolo qua. Ecco, visto? Stesso risultato. E così via. L'ultima cosa, vabbè, la meme info, eccetera, insomma, ecco, no? E quindi, esatto, due modi per ottenere la lista degli utenti. Abbiamo visto anche come leggere il file system. Va bene, voglio sapere se effettivamente sono un baro, se effettivamente sto usando Linux. Import platform. Platform, un name. Sì, Linux. Anche in questo caso c'è l'equivalente. Eccolo là. Ok. Vabbè, posso vedere il numero di processori, quanta memoria abbiamo visto. Direi fine, cioè
E sono stato proprio bravino perché sono rimasto dentro la mia ora e mezza consentita. Spero di non avervi annoiato troppo e penso che possiamo passare un attimo alle domande. Se c'è qualcuno che ha delle domande, vedo che c'erano anche delle domande precedentemente, quindi così, questo è, insomma, ecco, no? Ecco, diciamo che l'indirizzo del posto in cui scaricare lo trovate poi quando pubblicheremo il video, però in linea di massima posso già dirvi che se voi andate a cercare su GitLab, ok, se cercate PNLung, perché è un po' lenta la rete stasera. Boh. Beh. Ciao Claudio, allora, Oh, eccoci qua. Sì. ciao, ok, Ciao, 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 ciao. buonasera a tutti. Allora, ho recuperato io il link, lo invio io in chat. Ah, bene, bene, perfetto. Sì. Eccolo, anzi, lo Ok. apro. Direttamente così lo teniamo. Ok, Ecco. allora io ho seguito un po' la conversazione, Sì. anche dalla chat scritta. Non mi sembra ci siano state tante domande, o sei stato troppo chiaro o stavano tutti dormendo. Sì, perché effettivamente mi rendo conto che l'argomento è un po' particolare. Eccolo qua, comunque qua. Ok. E c'è Bene, allora. un'ultima, proprio l'ultima domanda fresca perché. Dopo, se vogliamo riprendere anche la conversazione precedente, da Andrea Piovesana che ha chiesto come montare un disco in rete con Python. Come montare un disco in rete con Python? Sì, effettivamente diciamo che allora diciamo che da shell si fa con SSHFS, no? Cioè io, per esempio, cioè, quindi se io voglio montare una macchina remota come se fosse locale, io faccio SSHFS, no? Adesso io faccio una ricerca, dopo lui me lo spiega, no? Montare una risorsa remoto sfruttando Fuse SSH, e quindi qua me lo spiega. Chiaramente, come abbiamo visto, tutti i comandi che io posso dare da riga di comando li posso dare in qualche modo anche da Python, no? E quindi io, se ho bisogno di automatizzare delle cose, e ho bisogno di farlo con Python perché mi serve un po' di potenza di calcolo, sicuramente lo posso fare, insomma, con i sistemi che abbiamo visto. E quindi io quindi vado a vedermi qual è il meccanismo. E poi, come dicevo prima, c'è Paramico che fa molte molte cose, no? E non lo so, ma potrebbe benissimo essere che abbia anche implementato appunto SSHFS. Quindi andiamo a vedere qui se, eccolo qua, eravamo qua, Paramico, eccolo qua, questo era Paramico, vi dicevo, quindi se, questa è l'home page di GitLab e qua ci sarà Apidocs, eccolo qua. Quindi diciamo che appunto il modo più semplice è andare a leggere la documentazione di SSH e magari eseguirlo con OS System, no? Oppure probabilmente si può fare anche da Paramicro. Questo è. Eccomi qua. Bene. Ok. Altre domande? Vediamo un attimo, altrimenti riprendiamo il discorso fra Sì. Emiliano e Marco, Sì, dato che ecco, sembrava avessi bravo. un appunto da dire. In pratica Marco aveva chiesto, per i comandi che ti crei usi abitualmente, li usi sempre con il punto py finale oppure crei un link solo con il nome in user bin o simili?
Non ho capito, scusami, mi puoi ripetere con... Tu indichi sempre il percorso fino all'estensione punto py, quindi tipo slash home, slash claudio, slash script. Ma sai, lì dipende, no? Nel senso che in base alla necessità, insomma, io mi sono aggiunto nella mia home e mi sono aggiunto come percorso la mia home bin, e quindi metto tutti gli script che mi serve eseguire rapidamente, li metto direttamente dentro nella home bin, e a quel punto li rendo eseguibile. Diciamo che allora l'estensione non serve, cioè il sistema operativo Linux non riconosce i comandi in base all'estensione, però magari sugli script che faccio io preferisco continuare a tenerla, così so di che cosa si tratta, insomma, non è... Per esempio, io per fare i miei backup uso un comando che è questo. Dunque. No, aspetta. Eccolo qua, vedi? Questo qua ce l'ho nella mia home, e questo qua mi fa un po' di cose, fa un dump di qualche... Ok, va bene. Sì, così. Va bene, adesso qua. Vabbè, adesso lo blocco, che tanto. Ok, vabbè, qua diciamo non si vede niente, perché comunque è una macchina di lavoro, insomma. Va bene, ok, cos'è? Boh, perfetto. Va bene, così. Niente, direi che sì, o sono stato particolarmente chiaro, oppure chi mi ha seguito già ne sapeva più di me, che può essere benissimo, e per cui, insomma, non lo so, insomma, se avete qualche altra cosa, altrimenti, non so, possiamo anche chiudere qui, insomma. Ecco, spero che la cosa sia stata utile, nel senso che, diciamo che magari chi già conosce certi argomenti, ho visto che qualcuno c'è, insomma, no? E magari avrà trovato qualche cosa che magari non aveva visto prima, insomma, no? Chi invece non ha dimestichezza con queste cose, magari ha trovato un percorso per andarle a cercare, insomma, ecco, quindi questo potrebbe essere utile, insomma. Così. Certo, va bene. È appena arrivata una domanda da Andrea Pesana, sì. Che chiede backup con Python. Presumo sia sorpreso. No, ma in realtà no. No. Allora, diciamo così... Ovviamente io ho parlato di scripting proprio perché si tratta di fare non applicativi molto sofisticati, no? Si tratta di scrivere qualche riga, lo scopo di questo talk era questo, illustrare come usare Python per fare qualche riga, magari all'interno di altri progetti, no? Chiaramente per fare una cosa direttamente, sì, cioè non ne vale la pena, cioè abbiamo già tutto, insomma, cioè io uso rsync se devo fare delle cose, oppure uso sfTP o cose di questo genere, insomma, no? Poi c'è chi usa, per esempio, per i backup, ci sono altri strumenti, quindi per esempio, adesso non mi ricordo, c'è quello standard di Ubuntu, eccetera, no? A me non piacciono tanto, insomma, no? Cioè quelli che fanno i backup binari, io preferisco di gran lunga un rsync ben configurato, e vado con quello, insomma, ecco. Cioè, sì, questo è, insomma, ecco, no? Anche mi rendo conto che magari, ecco, time shift, se non sbaglio, no? C'è time shift che è lo standard per fare i backup, però non so, non entra nelle mie corde, preferisco rsync, insomma. Ecco, questo è così. Ok, c'è Gabriele che sta scrivendo. Bene, sì. Ah, ok. Messaggio di ringraziamento. Va bene. Ok. Ti faccio io una domanda che mi è venuta durante il Open Talk. Sì. Tu, per gestire più macchine, di conseguenza... Nel senso, più macchine indipendenti, copi gli stessi script in un repository? Ma allora, diciamo, io ho qualche
pochissime macchine perché diciamo faccio la manutenzione di qualche macchina per qualche gestore di siti, cose così, non grandi cose, assolutamente piccole cose, no? Però diciamo allora io diciamo che mi sono fatto una mia traccia su, sui comandi da usare e mi sono fatto anche uno script Python per, auto, per automatizzare alcune cose, diciamo, no? E quindi sì, questo, no? Chiaramente, diciamo, ecco, adesso il prossimo giro sarà quello di fare un piccolissimo script che va a leggermi tutte le risorse che ho in giro per capire come sta andando la CPU, come sta andando la memoria, no? Giusto come sta andando il disco, giusto per capire un attimino. E userò gli strumenti che avevamo visto prima, no? Di essere utile, no? Ecco. Però cioè, mi rendo conto che c'è anche di meglio, insomma, cioè, per esempio c'è Ansible che è un super programma, però diciamo per me è un attimo un overkill, no? Anche perché appunto diciamo è molto bello, ma è anche abbastanza sofisticato, insomma. Allora, Andrea Piovesana mi chiede con Venve come forza la versione di Python 3.6. Allora, per quanto riguarda Python, ogni versione di Linux, noi, alcuni di noi usa Arch, altri tu no, se non sbaglio. Okay. Io uso Arch. Esatto, non so, sì. Ecco, diciamo che noi persone semplici usiamo Ubuntu e Mint, le derivate, insomma, ok. Poi abbiamo qualcuno che usa OpenSUSE e avanti così, insomma, ecco, no? Però, allora, diciamo che ogni versione del sistema operativo ha una sua versione di Python predefinita, no? Che questo serve perché quando fanno il deploy della versione del sistema operativo devono garantire che tutte le applicazioni che ci sono dentro girino e quindi loro prendono come riferimento una versione del linguaggio Python. Se uno ha bisogno di usarne più di una, le può scaricare perché ci sono dei repository appositi che permettono di scaricare tutte le versioni che si desidera. A questo punto io invece che fare il Venv usando Python 3 semplicemente scriverò Python 3.7. Aspetta che vediamo, scusa. Eccolo qua, adesso usciamo da questo qua. Deattivate. Ok, no? Adesso sono uscito, no? Adesso facciamo per esempio cd punto punto cd. Va bene, dai, Python 3 è quello che è. Facciamo md xxx, ok, mkdir, scusa, mkdir, ok, xxx, ecco qua, no? A questo punto, se io invece di fare Python 3 meno m venv, faccio Python 3.7, no? Quindi io adesso in questa mia macchina ho installato sia la versione la 3.6, che nel mio caso è quella di default, però ho installato anche la 3.7, meno m venv. Ed ecco che, non so perché è molto lenta stasera la macchina, sarà perché un sacco di roba aperte. In teoria adesso, eccolo qua, e l'ha fatta. E di fatti mi ha fatto, quindi se adesso io faccio source venv bin activate, ok, bene, Python meno meno version, eccolo qua, ho la mia 3.7 e quindi diciamo che in una stessa macchina posso far coesistere qualsiasi versione che desidero. Questo. Ok. Qua sembrano tutti essere tranquilli. Sì,
diciamo che l'argomento era così, poi appunto siamo in periodi di coronavirus, cioè, diciamo che molti di noi si sono stufati, anche perché magari la prima volta era così, insomma, così. Adesso non si può neanche andare a bere lo spritz, per cui... Ah sì, è vero. Questo. Così. Bene. Niente, se non ci sono altre domande, se per me, niente, possiamo anche chiudere. D'accordo? Grazie, grazie a tutti. Ok, va bene, quindi noi chiudiamo qua e ci rivediamo fra due mercoledì. Sì. E aspetta, riesci a vedere che cosa abbiamo fra due mercoledì? Sì. Fra due mercoledì c'è GitLab, il ciclo vita del software con Andrea Shan. Perfetto, bene, bene. Allora, niente, arrivederci tra 15 giorni. Io direi chiudiamo qui, adesso noi chiudiamo la registrazione, ma se c'è chi lo desidera la può rivedere fra qualche giorno su YouTube, pubblicata sul nostro canale, e niente, quindi diciamo magari le sciocchezze che ho detto ormai fanno parte della storia, insomma. Bene, grazie a tutti, ciao. Ciao a tutti. Ciao.